piace la spontaneità di questa gente, non si sente il tecnico dell'audio. Non si sente? Poco. Sì, ora è meglio? Possiamo andare. Allora, mi sento anche per le televisioni che ringrazio, Telecamera e Telemontestella, che ringrazio per la loro presenza. Vi stavo dicendo che la festa di San Cosme e Damiano, anche quello che abbiamo sentito, è parte di questa festa, è parte di quell'emozione che solo a viaggio si prova. Noi stiamo quasi quasi simulando l'avvio di questa festa che per quest'anno, per motivi legati alle elezioni che ci saranno domani, verrà spostata, forse una delle pochissime volte nei secoli che questa festa non viene celebrata nel giorno del calendario liturgico, ma viene spostata di una settimana. Però già dalla vostra presenza si capisce qual è il rapporto che tutti abbiamo, perché anch'io faccio il pellegrino nel giorno della festa, con questi santi taumaturghi, con questi santi che curavano senza richiedere nemmeno l'opulo, con questi santi che ancora oggi nel 2022 riescono a dare risposte certe, risposte visibili, risposte concrete. Ma poi la cosa più bella, per tornare a quello che è il libro che stamattina vi presentiamo, il libro di Renzo Valerà, alla sua seconda pubblicazione, ma forse non so, al suo 60esimo, non ce l'hai, 50esimo anno di rapporto diretto con questa festa, con questi santi Cosme e Damiano. È un libro particolare, un libro diverso rispetto al primo, dove ha trattato la storia di questa festa dall'inizio fino ai nostri giorni, anche dal punto di vista iconografico, per chi non li conosceva quelle cose, un volume grosso. Ora tutto viene sintetizzato in questo libro che potrete acquistare, non so se è già pronto, ecco, sta arrivando alla fine anche con il firmalibro da parte dell'autore. I soldi andranno al santuario dei Santi Cosme e Damiano, quindi non è un'operazione di lucro, ma è semplicemente, prima di tutto, una operazione di devozione e soprattutto di ricerca, di studio. Ma la cosa più bella di questo libro, guardate, oggi è emozionante stare a presentarlo in questa chiesa ai piedi dei Santi Cosme e Damiano, nei giorni della novena per questi santi. Però la cosa più bella è perché qua dentro voi troverete le parole dei pellegrini, le vostre parole, di chi ha avuto il coraggio di testimoniare, quasi di confessare. È solo una selezione, ecco, brevissima di tutte le grazie, di tutto ciò che i pellegrini ancora oggi vengono, chiedono ai santi ed ottengono. Ecco, e la cosa più bella, soprattutto perché oggi queste comunità di pellegrini che sono venute per rendere la loro testimonianza a parole, con le musiche, abbiamo già sentito una piccola rappresentanza della comunità Rom di Gioiosa Ionica, che ringrazio assieme all'altra rappresentanza di Gioia Tauro. Ecco, io vi annuncio, ho la pelle d'oca, lo dico senza problemi, perché la provo ogni volta che vengo, a piedi arrivo fuori nel piazzale di questa chiesa e vedo loro, i Rom, la notte, la sera anche in arrivo,
la notte, il giorno dopo, per giorni ancora, ballano, e non è una questione folcloristica, è una questione di fede, e nemmeno io forse riuscirà a spiegarci più tardi Don Giovanni Visionelli durante il suo intervento di saluto che farà. Parlavamo di Pellegrini, io finisco di parlare e siccome ecco, c'è il pellegrinaggio, una delle caratterizzazioni di questo fenomeno che è secolare, ma che a viaggi diventa più particolare di tutti gli altri pellegrinaggi. Qual è? È proprio questo canto di partenza o canto di viaggio che fanno i pellegrini. Noi conosciamo soprattutto i pellegrini che vengono dalla montagna, che fanno 30, 40, 50 chilometri, che hanno le loro stazioni come quelle della Via Crucis, però non sentono mai stanchezza e si fermano alla grotta di Monte Stella. Sono i pellegrini di Brognatore. Quelli, loro, introdurranno questa presentazione, questo evento, l'evento di oggi, i pellegrini di Brognatore. Prego. Thank you.
aiuto anche le comunità di Serra, San Bruno, di Mammola, di Sibario, di Morgana, di Cardinale, di Seminario e di Dolgi. Oltre naturalmente, perdonatemi se lo ripeto, ma sono affezionato alle comunità di Gioia Tauro e di Gioiosa Ionica. Per chi non capisce comunità Roma, gli zingari è più bello, si riempie il cuore dire così, gli zingari di San Cosimo e San Damiano. E allora, noi andiamo avanti con questo canto di partenza come elemento caratterizzante proprio il pellegrinaggio e iniziamo la discussione delle proprie le relazioni. Io chiedo ai relatori, a quelli che interverranno, di essere particolarmente brevi perché di relazioni ne abbiamo, per ascoltare poi il succo di quello che è l'evento di questa mattina, oltre all'autore Renzo Barga, il dottore Domenico Carponi, che ci darà delle chicche molto originali, sconosciute ai più, relativamente a questo fenomeno dei pellegrini di viaggio di San Cosimo e Damiano, e l'architetto giornalista Giorgio Metastasio, che anche attraverso dei brevi filmati ci illustrerà o ci farà capire la differenza che c'è tra il pellegrinaggio e la devozione per San Cosimo e Damiano e altre devozioni di altre parti d'Italia. Ecco, per notare la differenza, per notare là dove il folklore viene meno e i contenuti vengono di più a galla in questa festa, che ha una vita di oltre 400 anni, insegna il dottore Carponi, e poi comunque si soffermerà lui su queste cose con dei dettagli che sicuramente faranno piacere a tutti i devoti, a tutti i presenti. Ora, per iniziare naturalmente, come di solito si conviene, io chiamerei il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, per il suo intervento di saluto. Ecco, nel presentarmelo dovete sapere, poi lo leggerete perché acquisterete sicuramente il libro alla fine di questo evento, che è un libro ricco di presentazioni e stamattina brevemente ve le daremo conoscere. Il sindaco Trifoli, nella sua presentazione al libro, ecco, così gli do l'impeccatura per il suo intervento al di là dei saluti, lui scrive che i pellegrinaggi dei pellegrini, e rafforza questo concetto, e il modo di vivere questi gli aspetti religiosi legati alla festa nel corso dei secoli, sono divenuti un mero patrimonio culturale immateriale che l'amministrazione comunale da lui guidata ha l'obbligo di non disperdere e che va valorizzato anche in tutte le sue componenti laiche, poiché è oramai una tradizione caratteristica della storia di Riace e non solo di Riace. Il sindaco Antonio Trifoli. Buongiorno a tutti, cerco di essere breve, come ovviamente Francesco ha detto, per dare spazio in questa giornata a tutti quanti. Che dire, io sono veramente orgoglioso di essere il sindaco della cittadina che ha i Santi Cosimo e Damiano. I Santi Cosimo e Damiano per gli altri sono tutto, sono quella che, come ho scritto nella prefazione, quel patrimonio ormai immateriale che deve essere veramente valorizzato, al di là poi della questione di fede e di religione. Naturalmente è il mio obbligo salutare tutti i convenuti, partendo ovviamente dai pellegrini che sono, e grazie a voi che questa festa si fa. Cioè, noi siamo qui a parlare, ma se non ci foste voi, questa festa ovviamente non esisterebbe. Saluto il caro amico Renzo, che ormai
diciamo, sta diventando una prassi questa di presentare i libri su San Cosimo Damiano. Mi fa molto piacere, perché finalmente quella che è questo nostro patrimonio si divulga e si fa conoscere ancora di più grazie al libro, ma anche grazie adesso alle moderne modalità di trasmissione, a chi magari non può venire a Viaggio e da lontano può anche assistere a questi grossissimi avvenimenti. Saluto l'architetto Mercato Metastasio, sempre vicino, e poi sicuramente ci illustrerà la sua relazione, l'avvocato Capponi, da sempre impegnato nello sviluppo della tematica legata ai santi medici. Devo dire anche Francesco, molto vicino, sempre alla questione dei santi. Penso che anche tu, da giornalista, hai preso a cuore questa tematica, che poi è legata a Viaggio, ma è legata all'intero territorio, perché non dimentichiamo, abbiamo sentito dai pellegrini di Montestella, cioè c'è un intero percorso di questi pellegrini che poi attraversa tutta la vallata dell'ospedale, partendo poi dalle serre da Canzarese. Quindi qua parliamo anche di un patrimonio che va al di là dei confini di Viaggio. Poi ovviamente saluto il parroco Don Giovanni, che è il rettore del santuario, che ora porta con grande denaro e forza porta avanti questa festa, e non solo, perché si deve occupare poi anche dell'attività di parroco di questo territorio. Saluto la dirigente, la dottoressa Gioconda Sarco, e qua voglio aprire subito una parentesi, perché ne parlavamo prima, le scuole, cioè secondo me qua si dovrebbe aprire una discussione su quello che la scuola dovrebbe fare per far conoscere le nuove generazioni queste cose. Cioè alla fine poi si rischia di fare una didattica che è scollegata da quello che è il territorio, e secondo me le tradizioni del nostro territorio dovrebbero entrare anche nella didattica della scuola, far capire alle nuove generazioni che cosa significa in questo caso la festa dei santi, che per un intero territorio, e coinvolgerli al di là poi della festa in se stessa, perché magari i ragazzini quando è festa si vogliono divertire, ma fargli capire l'essenza di questa cosa. Poi saluto l'onorevole Salvatore Cirillo, scherzavamo prima anche con lui. Secondo me la funzione della Regione Calabria è una funzione molto importante, lui ha a cuore il territorio, lui è un consigliere regionale eletto nel nostro territorio, e penso che porterà avanti anche questo tipo di attività, cioè quello di valorizzare quello che sono i patrimoni immateriali dei nostri territori. Secondo me lo sta già facendo con grande impegno la Regione Calabria, però ancora di più si potrebbe pensare alla valorizzazione di questo tipo di cose anche da un punto di vista istituzionale e di un aiuto veramente ai territori. Dicevo, i pellegrini mi fanno ritornare a quando ero bambino. Per me la festa di San Cosimo e Damiano sono quelle musiche. Io mi ricordo da bambino che la festa iniziava quando arrivavano i pellegrini con questi canti. E la cosa più bella, secondo me, che ci può essere nella festa di San Cosimo e Damiano, al di là dell'aspetto religioso, delle processioni, delle varie attività che ovviamente si devono fare, è quella che per noi diocesi è definita anottata, facciamo anottata, e che in termini più tecnici è il rito del linguaggio, cioè quell'attività, quella manifestazione di grande fede, di religiosità, perché la notte del 25, quest'anno purtroppo non il 25 ma qualche giorno dopo, ma la notte del 25 è là che si vede veramente la fede e il sentire e l'amore che i pellegrini hanno per i nostri santi, perché l'incubazione è fare tutta la notte accanto ai santi,
ed è una cosa veramente, per chi non l'ha mai vissuta, è una cosa che fa venire veramente, tocca il cuore e fa venire le lacrime agli occhi, perché pensare che nel 2022 ancora ci sia questo tipo di attaccamento alla fede, ai santi, in un mondo che sta andando un pochino via da quello che era quello di una volta, e tocca veramente il cuore. Finisco dicendo che è un dovere dell'amministrazione comunale essere vicino alla festa, ma è un dovere anche quella di valorizzare questa festa da un punto di vista anche di turismo religioso, di patrimonio religioso, e fare in modo che tutto quello che l'amministrazione comunale può fare per la valorizzazione di quello che è l'evento anche da un punto di vista organizzativo lo deve fare, e questa amministrazione ovviamente la farà. Chiudo leggendo il libro, ho notato una cosa che non sapevo, nella prefazione l'ho letta e ho visto che Riace in un mese ha avuto due grandissimi eventi che poi l'ha resa famosa in tutto il mondo. Il 16 agosto del 1972 venivano trovati i bronzi di Riace. Il 1 settembre del 1972 è stata inaugurata la casa del pellegrino. Cioè nel giro di un mese ci sono stati due grandissimi eventi che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno la storia di Riace per il futuro. E di questo mi sono veramente contento. Buon lavoro a tutti e un saluto e una buona continuazione dei lavori da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Ora andiamo avanti velocemente perché le ore corrono, i minuti corrono, e dopo il sindaco di Stivo, l'altro patrono di casa, che ringraziamo per l'ospitalità nella chiesa di Tuzia, ma Don Giovanni Piccioneri, rettore del santuario, che mentre si avvicina a questa postazione, ecco, voglio dare un input per naturalmente il suo intervento, che già saprà cosa dire meglio di lui chi. E vorrei dire che la Chiesa Cattolica nei fondamenti del pellegrinaggio cita anche questa moderna forma di questi anni nell'effettuare il pellegrinaggio stesso, che la dichiara come una forma di umanesimo mistico, perché effettivamente da che mondo è il mondo, il pellegrinaggio altro che non è una prova di questa vita che dura poco e che ci porta a quella che sarà poi la vita definitiva nella Gerusalemme celeste. Scrivono ancora questi fondamenti del pellegrinaggio della Chiesa Cattolica. E la cosa, ecco, poi che volevo sottolineare prima di passare il microfono a Don Giovanni, era proprio nella presentazione che fa il libro di Renzo Loriano, si sofferma sui pellegrini e mette in risalto la devozione, l'emozione, e tutto ciò che fuoriesce da quel misticismo che di solito un sacerdote guarda in primis, ecco, guarda l'umanità, ecco che coincide questa sua interpretazione della presentazione del libro a quello che scrivono i fondamenti del pellegrinaggio della Chiesa Cattolica. Ci dirà meglio naturalmente Don Giovanni Piccioneri, parroco di Riace e rettore del santuario dei Santi Cosme e Damiano. Un saluto di benvenuto a tutti quanti voi che siete convenuti qui per ascoltare la presentazione del libro di Renzo, ai cari che sono qui al tavolo dei relatori, alle varie personalità istituzionali, dei confratelli sacerdoti. La bellezza del pellegrinaggio qual è?
e poter condividere un cammino insieme, che non è solamente l'andare verso il Signore, ma è andare insieme con altri fratelli, che ci ricorda che nessuno di noi è santo, ma tutti siamo chiamati e incamminati verso la santità. Dicevo ieri sera nell'omelia che a volte facciamo dei santi degli esseri divini, dimenticando che sono stati pienamente umani. È nel loro cammino umano che si sono incontrati con il Signore. E l'esperienza del pellegrinaggio ci racconta proprio questo, l'esigenza di incontrare il Signore attraverso la testimonianza dei santi, della Madonna, perché vogliamo imparare da loro ad essere innamorati di Dio. La bellezza del pellegrinaggio qual è? Che ti apre a dimensioni nuove. Io prima, mentre ascoltavo il suono della fisarmonica, il canto di Brognaturo, il cuore sembrò un po' stretto, la lacrimuccia spuntava, perché attraverso questi suoni, questi canti, queste parole, ci sono dietro volti di persone che incontri, che ascolti ogni anno, storie che si intrecciano con la tua, che fanno bella la festa, ma non perché c'è tutta tanta gente, perché se andiamo dietro i numeri finiamo tutto, ma perché danno sostanza e qualità a quello che stiamo facendo. Allora, ascoltare, dicevo stamattina nella messa, leggere queste due pubblicazioni monumentali che sono state fatte da Renzo e cercare di ricomprendere la festa sotto l'aspetto vero della festa, che non è l'aspetto economico, non è l'aspetto folcloristico, ma è l'aspetto pienamente umano. E quello che noi dobbiamo cercare di rivalutare, la bellezza di persone che ogni anno si incontrano, che condividono insieme un momento della loro vita. Qualche giorno fa ho avuto, quest'estate mi ho battezzato tanto i bambini rom, ma una cosa bella che mi ha detto una mamma, dice: noi veniamo qua perché qua ci sentiamo di casa, ci sentiamo accolti. Non siamo un problema, ma siamo di famiglia. E questa è la cosa bella che anche quest'anno abbiamo pensato insieme con il santuario di rivalutare, di vivere un momento con loro, ma perché non sono un'isoletta, sono una parte integrante della nostra festa, del nostro vivere la devozione santimetrici, come tutti gli altri pellegrini. Allora, l'augurio è che questi testi ci possano aiutare a comprendere la bellezza del ritrovarci insieme, perché insieme siamo devoti dei santi, insieme vogliamo camminare dietro il Signore. E poi una cosa aggiungo, qualche giorno fa ci confrontavamo con il rettore del Santuario di Porsi, dottorino, e tutti e due convenivamo su una realtà, che il pellegrinaggio sta cambiando. Non abbiamo più, non assistiamo più al pellegrinaggio tradizionale. E questa non è una cosa negativa, è una cosa molto bella. Perché? Perché dice che il pellegrinaggio è fatto da esseri umani. In Vaticano vige una legge: se sbagli, continua a sbagliare. Tanto lo sai solo tu. Chi ti vede, chi segue la messa, non sa che stai sbagliando. E dice quell'errore, che non è una cosa studiata a tavolino, ma è una cosa che si sta vivendo. Così è il pellegrinaggio, è fatto da esseri umani che ogni anno sono diversi, ogni anno cambiano. Allora ben venga questo cambiamento, perché dice che cresce con noi il pellegrinaggio, che raccoglie una storia antica ma la vive in un cammino che è proprio essere pellegrini. Grazie a tutti voi e benvenuti.
Ecco, ci avviamo al termine dei saluti. Abbiamo lasciato per ultimo perché le persone, ecco, più importanti che rappresentano istituzioni vengono lasciate. Noi abbiamo stamattina un consigliere regionale del territorio della Locri che ha scritto la presentazione, una delle presentazioni al libro di Valigliano. E proprio io ho estratto un periodo da questa presentazione del consigliere regionale che vi presenterò a brevissimo. Dal libro di Renzo Varela emerge il forte senso di un messaggio riposto nelle nostre tradizioni culturali e sociali con l'intento di custodirle e al contempo valorizzarle e diffonderle. Questo lo scrive il consigliere regionale Salvatore Cirillo in questa presentazione al libro, anzi finora non vi ho mai citato il titolo del libro, I pellegrini dei santi Cosme e Damiano, con un sottotitolo molto significativo, perché qua parliamo non solo di pellegrinaggio, cioè di devoti o di curiosi in movimento verso il santuario e poi nel ritorno a casa, ma parliamo anche, e questo è il sottotitolo del libro di Renzo Varela, di storie di pellegrinaggi e miracoli al santuario di Riace, che poi la chiesa di Riace, dove i pellegrini arrivano già dal 25-24 nell'occasione della festa. Il consigliere Cirillo continua: non ho esitato a sostenere la realizzazione di questa importante opera. Da giovane rappresentante della Locride, guardando alle future generazioni, e questo inciso mi serve anche per legare a quello che è il prossimo, sarà il prossimo intervento sulle nuove generazioni, credo sia necessario conferire maggiore attenzione anche ai temi afferenti alla religiosità, cercando di riprendere dal valore di ogni singola narrazione riportata nel volume quel senso di fiducia e gratitudine riposto dai fedeli dei santi medici Cosme e Damiano. Ascoltiamo il consigliere regionale Salvatore Cirillo, naturalmente consigliere regionale della Calabria. Grazie, grazie Giovanni, grazie, buongiorno a tutti. Che dire, ringrazio Renzo, ringrazio il Paolo del relatore, sarò brevissimo per un breve saluto perché siamo qui ad ascoltare anche oggi e sono curioso di ascoltare quello che ci diranno i nostri relatori. Sì, Renzo è venuto a trovarmi con la passione di sempre che ha verso questa comunità e verso questi santi medici. Io gli ho detto sì, mi metto subito a disposizione per portare all'interno del Consiglio regionale l'ufficio di presenza e per cercare di contribuire alla realizzazione di questo volume. L'importanza, come diceva quello che ho scritto io nella presentazione, il professor Giovanni, l'importanza di riportare nel cuore delle vecchie generazioni questa importanza di questa festa. Infatti, come ha detto anche il sindaco prima, farle entrare anche nelle scuole, nelle nuove generazioni è fondamentale, perché far conoscere questa festa a tutte le nuove generazioni, le usanze che erano fatte e che sono fatte. La Calabria deve vivere e continuare a vivere di turismo, di cultura e di religiosità, e dunque anche un turismo religioso fondamentale per gli altri, che viene anche quest'anno dove è importantissimo, 50 anni dal ritrovamento dei Bronti, dove la regione ha investito molto su questo evento. Ma non è sufficiente, dobbiamo investire ancora di più, dobbiamo investire sul viaggio, dobbiamo investire sul territorio, perché il territorio della Locride va ancora di più valorizzato. L'importanza, come oggi, l'importanza di questo evento, di questa presentazione, di questo volume, per far capire la storia religiosa di questi santi, di questi pellegrini che vengono da tutti i porti, come sentivo prima nella presentazione. Dunque io voglio essere breve, giusto sentire il relatore. Io ho detto a Renzo, da parte mia e da tutto il Consiglio regionale, dalla Regione del
residenza c'è sempre la massima disponibilità per valorizzare ancora di più l'importanza religiosa del nostro territorio. Grazie. E andiamo avanti spediti in quello che sarà il prossimo intervento, che introduco brevemente così. L'evento che noi stiamo celebrando stamattina è un qualcosa che non riguarda cose passate oppure residui di un passato che possiamo pensare sia stato più forte, più sentito, assolutamente no. Oppure che viene ricordato oggi come un fatto consuetudinario. Assolutamente. Noi dobbiamo pensare al fenomeno del pellegrinaggio dei Santi Cosme e Damiano, ai miracoli che sono legati adesso a questa festa, come a una cultura del futuro. Perché, ecco, mi fa piacere stamattina, fa piacere a tutti sicuramente, avere in mezzo a noi la dottoressa Gioconda Saraco, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo di questo territorio, che raggruppa vari centri, vari comuni. Io conosco, ma molti conoscono la sua sensibilità verso queste tematiche, oltre al grande impegno, ecco, ve lo dico con dati di fatto, a dirigere l'Istituto Comprensivo nostro, con una carica in più rispetto alle scuole che ha diretto prima sulla Calabria, anche fuori. Ecco, io sono convinto che con la dottoressa Saraco sapremo tutti insieme, ognuno nei propri ambiti, aprire argomenti come i pellegrinaggi, che potrebbero sembrare parole astruse, parole astratte, parole senza alcun significato concreto alle nuove generazioni, perché noi abbiamo il dovere tutti quanti di lasciare il testimone a queste nuove generazioni, ma creando un rapporto diretto. Sono cose che è difficile leggere sui libri di scuola. E noi abbiamo l'obbligo anche di spingerli, fargli capire che bisogna seguire queste tradizioni, perché sono lezioni di vita che possono prendere direttamente. Mi viene un pensiero, poi lei, dottoressa, svilupperà nel suo prossimo intervento questo concetto se le sembra adatto. Io ho pensato, perché oltretutto è un progetto che viene seguito dalle varie scuole, già a partire dalle scuole primarie, alle cattedre cosiddette ambulanti. C'è la festa, senza fare i soliti progetti poco che possono servire, non lo so, tanto ai bambini, agli alunni, quanto ai professori che vi partecipano per la spartizione di una piccola identità alla fine dell'anno scolastico, mi perdoni. No, io sono molto pragmatico e lei mi conosce e non vuole essere una critica agli insegnanti che fanno un lavoro egregio con i nostri bambini. E allora queste cattedre ambulanti servono a fare questi progetti, portarli in piazza la sera della vigilia, il giorno della festa, sentire quello che abbiamo finora sentito a livello rappresentativo noi, perché sentire le storie di questi pellegrini, di queste comunità che partono da tanto lontano per venire a inginocchiarsi. Una volta si strisciava pure la lingua fino ad arrivare davanti all'altare ai piedi dei santi. E allora queste cattedre ambulanti che potrebbero dare un segno nuovo, concreto, alle nostre nuove generazioni, a cui tutti ci teniamo. Dottoressa Gioconda Saraco, rivolgi, stimo, e ora anche dirigente in altri istituti, per la sua bravura, ve lo giuro. Abbiamo dimenticato Bazzano forse, anche se non abbiamo le scuole, abbiamo gli alunni, Camini c'è pure, certo, non dimentichiamo. Il territorio, qua abbiamo un territorio vasto, però
penso legato da territori vasti, ma che hanno tanti legami, sono legati tra di loro. La festa dei Santi Medici è uno di questi legami. Quando giorni fa l'autore Renzo Marilà mi ha contattato per chiedermi di presenziare questo evento, veramente sono tornata indietro negli anni e tante cose che le avevo dimenticate, e allora sono tornata veramente a quando ero bambina e glielo raccontavo. Il momento della festa che a Stignano, perché sono stignanese, si aspettava da tanto, con ansia, è il momento del pellegrinaggio a cui io aspiravo di partecipare, siccome ero bambinella non ci potevo andare. Quindi veramente ringrazio Renzo Barilà per avermi invitato e fatto tornare indietro, ma anche andare avanti, perché qua si parla di memoria, di tradizioni, ma si parla anche di innovazione. Le cattedre, com'è? Ambulanti. Diciamo che noi lo stiamo già facendo perché in alcuni momenti cruciali della vita della comunità, ma anche della vita scolastica, i docenti fanno scuola sul territorio. Perché fanno scuola sul territorio? Perché intanto se si parte dal territorio si può, come diceva prima un mio docente che stimo tantissimo, ci si abbevera di cultura. Quello che viene dal territorio è cultura, i ragazzi devono essere immersi nella cultura del territorio, scoprire, conoscere proprio le radici profonde di quel territorio. In più occasioni ho detto, noto che i nostri ragazzi hanno poco rispetto per l'ambiente esterno, ma se ha poco rispetto per l'ambiente esterno perché quell'ambiente non viene considerato proprio, viene meno, non c'è il senso dell'appartenenza. La mia generazione ha il senso dell'appartenenza, quindi sono attenta quando vado in posti, anche in luoghi che non conosco, a rispettare quell'ambiente. I ragazzi poco di meno, la responsabilità di chi è nostra. È nostra come società educante, è nostra per quanto concerne la famiglia, è nostra per quanto concerne la scuola. E andiamo al di là di quella che è la trasmissione del semplice sapere. Il sapere si diventa profondo, si parla ormai da anni di competenze, ma quali sono queste competenze? Sono quelle competenze che i ragazzi riescono ad utilizzare per vivere bene insieme agli altri. E quindi quest'opera ci aiuta. Io devo dire la verità, posso soffermarmi 2 minuti sull'opera? Troppi? Un minuto? No, io solo una cosa, proprio per allacciarmi a questo. Io di solito quando inizio un libro salto dalle presentazioni, vado direttamente al succo perché poi, come dire, la presentazione me la faccio io alla fine dopo aver letto il libro. In questo caso ho fatto il percorso inverso, sono partito dalla presentazione. Ho detto io, vediamo se quanto coloro che hanno scritto le presentazioni comunque bellissime, profonde, se quanto scritto nelle presentazioni corrisponde al contenuto del libro. Beh sì, devo dire la verità, la lettura è andata oltre le mie aspettative. Intanto è un testo, è un libro, è un'opera che è fluida, è piacevole da leggere, lo stile è molto chiaro, limpido. Ho conosciuto aspetti di quella che è la nostra storia, nuovi per me, in parte sconosciuti, ed ho iniziato ad amare di più questa festa, che già amavo perché comunque è legata ai miei ricordi di infanzia. E poi, memoria, innovazione e futuro, come si presenta il genitore per sé. Io non so se voi vi siete soffermati, l'ho fatto, ho riflettuto molto sulla foto, il libro è ricco di foto, documenti bellissimi veramente, ma la foto. Questa è la mia interpretazione, non so, perché forse le interpretazioni sono soggettive. La foto è meravigliosa, in bianco e nero. In primo piano delle persone avanti negli anni, non dico anziane, dico con una
comunque con una memoria storica. E queste mani tese che sono mani operose, ma anche mani che sembrano consegnarci qualcosa di importante. E dietro delle figure più giovani, ma non perché sono lasciate indietro per qualche motivo, ma sono dietro perché seguono quella memoria, no? Quella memoria che rappresenta il passato ma rappresenta anche il futuro. Quindi il libro veramente è da leggere. Io ringrazio Renzo Barilla di averci consegnato un'opera, ma un'opera veramente bella. Ringrazio tutti voi, saluto naturalmente tutti i presenti a nome di tutta la comunità scolastica. Ringrazio il professor Giovanni con cui abbiamo avuto modo di collaborare nel corso del tempo e vi auguro un proseguimento di lavoro. Del territorio. Noi andiamo avanti prima di entrare nel cuore di questo evento culturale. Io chiamerei un attimo, che non manca mai a queste manifestazioni tipo culturale di importante, la signora Maria Capece, poetessa e scrittrice del luogo, ecco, ci vuole fare una sua riflessione relativamente al libro che stiamo presentando, raccomandando anche a lei la brevità. Prego. Al sindaco, ai parroci e a tutti i presenti il mio saluto. Non potevamo certo trovarci in un luogo più bello di quello dove oggi ci troviamo, di fronte a un'immagine spettacolare di Santi Cosme e Damiano. Oggi è un giorno particolare, direi speciale, perché il nostro Renzo Barilla, dopo mesi e mesi di scrittura, con la sua fulgide penna, ci onora di un'altra perla letteraria a sfondo religioso, dal titolo I pellegrini dei Santi Cosme e Damiano, storie di pellegrinaggio e miracoli al santuario di Viace. Premetto che, a causa del tempo tiranno, impossibile è stato il percorso di lettura per dedicarmi con accurata meticolosità all'esplorazione di questo volume, ma, nonostante ciò, da critico letterario rilascio doverosamente mie ponderate riflessioni. Sicuramente da parte dell'autore il bisogno di narrare con forza interiore storie di persone, di famiglie, di intere generazioni che hanno dell'incredibile e che vanno a capire quanto la fede e quanto la devozione ai santissimi fratelli martiri Cosme e Damiano possano trasformarsi in un vissuto straordinario, un vissuto dentro il quale l'essere umano trova sollievo nella totale sofferenza e che nelle sue infinite preghiere non riesce a darne spiegazione, mentre da parte dei lettori la necessità, nonché la curiosità, di entrare in un mondo dentro il quale esistono cose al di sopra del consueto ordine della natura. Per tal ragione, mai smettere di ascoltare parole che orezzano di fratellanza, umiltà, misericordia, veneranza e gratitudine verso quella volta celeste e verso chi questa preziosa vita ce la custodisce quotidianamente con il giusto valore. Continuare dunque a leggere e rileggere questa linea compositiva che lo scrittore oggi, in uno stato di grazia, ci consegna, attivando possibilmente ogni innata sensibilità per arrivare un dì non lontano, l'uomo di mondo, a capirne e a scoprirne il vero senso di questa nostra misteriosa e unica esistenza. Grazie Renzo, alla prossima, a Dario sempre. La sua pena poetica emerge in qualsiasi discorso, ma anche in un colloquio casuale che può succedere. Grazie signora Capece, grazie per la sua poesia. Passiamo da poesia a poesia, facciamo un intermezzo perché dopo tante
delle parole prima di ascoltare il dottore Capponi e l'architetto Metastasio, vi voglio, scusatemi il personalismo, io vi dicevo all'inizio che, come tanti altri pellegrini, da ragazzo arrivavo da Stilo fino a Viaggio. Uno dei primi luoghi, dopo tante fermate per prendere qua e là nei vari campi, come un classico pellegrinaggio, a rubare uva, qualche grappolo d'uva, eccetera, arrivavamo davanti al municipio e sotto l'albero grande, non so che specie sia, davanti al municipio, io mi fermavo e non volevo venire più verso la chiesa matrice per vedere l'uscita dei santi. Perché mi fermavo? C'era una voce che già dalla prima curva vicino dove oggi c'è la cineteca, mi pare che sia, mi arrivava l'eco di una voce potente, meravigliosa. Arrivando poi in questo piazzale, io, come se questi castori, suonatori, fossero su un palchetto, mi fermavo nella piazza e guardavo questo signore a cappella, voce solista, che intonava delle canzoni che colpivano dentro le orecchie. Io ero un ragazzino, mica mi emozionavo facilmente. Lui riusciva a farlo. Oggi è venuto qua prima per fare quasi le prove, ma lui non ha bisogno, per la festa della prossima settimana. E qua con noi il dottore, il medico, anzi, perché quando i pazienti, lui è di Spagna, ma ora è in pensione, ma fa ancora il medico, però quando andavano a chiedere al dottore, mi sentono di qua, ma poi lo racconterà lui meglio, perché ha una tendenza anche ad inserire, ad intrecciare con l'italiano parole dialettali che sono suoni, non sono parole. E allora quando gli dicevano, dottore, mi sento male, non riesco a ripassare, lui diceva, ma per chi per sta via? Io un medico non sono io, i medici sono Santo Cosima e Damiano. Il dottor Bruno Domenico Antonio Sassone, che ci regalerà una di quelle terre che noi ogni anno torna e io gli auguro di tornare ancora per 100 anni. Il microfono, dottore, il microfono. Sono stato incaricato di presentarmi qua dopo l'invito del dottore Renzo Valilà a nome del comprensorio Brugnano, vale a dire Spadola, Serra, Montauro, Vasperino, Montepavone e Begoni, come lo definiva il grande professore Gaetano Cinque. Come voi ben sapete, la zona delle serre appartiene anche alla diocesi di Gerace, questo comprensorio Brugnano. E quindi io sono stato incaricato dai malati della mia zona, Spatola, Vignature, Zimbario e Serra San Bruno, di portare la mia adesione al loro nome. Verranno anche da Serra, dove è stato costituito effettivamente un gruppo pellegrini per sempre. Non volendo limitare questo gruppo alla cittadina di Serra, ma a tutto il comprensorio. Brugnaturo effettivamente ci ha sorpassato con questa bellissima canzone e noi continuiamo sempre questa tradizione senza dimenticare che è stato uno degli artefici più importanti di questa santa devozione. Ero bambino quando mio cugino Bruno era stato mutilato dalla mano destra da una bomba a mano caduta nell'ultima guerra. E da allora io cominciai a frequentare queste strade e sempre più effettivamente i pellegrini aumentavano di numero e mi dicevano, quando sono diventato medico mio, aiutatemi, non mi posso liberare di queste pene. Io si diceva, guarda che io sono il medico più davvero, i medici sono il Santo Cosimo e Damiano, e già avviato, legato con lui. E così effettivamente sono successi fatti che
mi hanno lasciato effettivamente perplesso. Non voglio dilungarmi, però mi sono accorto che effettivamente in un mondo in cui non c'è più la fede di un tempo, dove ognuno crede di poter fare quello che vuole andando anche contro la ragione e contro la natura, la testimonianza di coloro i quali hanno sperimentato sulla loro pelle, sulla loro salute, la potenza dell'entità è molto importante. Allora, ricordando mio cugino Bruno, che è stato in qualche modo il capostipite di tutti questi gruppi che poi si sono fraccionati, Spavola, il primo tour, il Simbario, Serra San Bruno, io mi permetto effettivamente di iniziare, di ricordare una strofetta alla chiamata come lui effettivamente era solito fare. Chi si dice? Ve lo dico a voi. Da voi siete medico
e le sante medici e tutte le medici. E la scienza ha potere se il Signore concede la grazia. Ci dici, gli altri alla chiesa della Madonna della Consolazione, ogni tuo, inginocchiati in danza alla regina e tutti i santi e pregate lei che illumini attraverso i santi medici, posso mettiamo il medico, non so se lo posso dire, che lo ha operato, il grande dottore Cecco, per 40 anni neurochirurgo all'ospedale civile di Catanzaro, mi ha fatto capire, non lo operava, però che muore, non si può dire. E lei mi disse, ma io mi ho, tanto mi muoio, muoio, ma le sante mi aiuto. Si è sottoposta a questo intervento, guardate che io non sto parlando di grazie, ne sto parlando di miracoli. Poi c'è gente che crede di ragionare, crede, però quando si va a controllare la natura e la ragione, non si ragiona, uno non può fare quello. Quindi io non parlo di miracolo. Si opera, torna a Brognaturo, non dico il nome per delicatezza. Mi disse, lo finisco, come operai dopo un po' di tempo. Non hai niente. Ma non voi pensate che mi operava un medico Cecotti. Io mentre subivo l'intervento, vedevo accanto a me due santi medici, cosa mi dicevano. E mi tranquillizzavano dicendo, non ti preoccupare, il Signore è con noi, è con noi. È guarita completamente, è vissuta tanti e tanti anni. Quando veniva in ambulatorio mi diceva, quando vai a San Cosimo porta effettivamente dinanzi a quelle statue che rappresentano i santi martiri che hanno dato lode, onore alla Chiesa, lode al Signore, le nostre sofferenze, e chiedi loro di intercedere per noi. E così io sono sempre venuto qua con la speranza di poter avere grazie per tutti gli ammalati del mondo. E in una mia piccola, insomma, ecco, strofetta, San Cosimo e Damiano del Nampuno mi hanno aiutato in mezzo tanti guai. E gli malati affidano tutti voi, ma giuro, li puri. Vi posso assicurare che io non sono un bravo medico, sono un medico di periferia, ma in qualche modo con l'aiuto dei santi medici possono intervenire, sono riuscito a fare qualcosa di buono. E allora questo pellegrinaggio, effettivamente, che io mi permetto di segnalare a nome di tutto il comprensorio bruniano, possa essere un incentivo, possa essere un rinnovamento dell'antico impegno che i nostri padri ci hanno tramandato. Sicuro che quando arriveremo ogni qualvolta saremo dinanzi al Santissimo Sacramento, accanto alle statue di San Cosimo e Damiano, il Signore non ci abbandonerà, non ci lascerà soli, perché loro sono i santi medici per antonomasia. Grazie, grazie a dottor Sassone, grazie anche a tutto il comprensorio bruniano, come l'ha chiamato il dottore, e noi torniamo agli interventi previsti in cartellone e passiamo al clou della mattinata. Parlavamo di pellegrinaggi eccetera, però non abbiamo puntualizzato, e potevamo farlo, c'è chi lo deve fare, chi lo può fare, la pratica devozionale del pellegrinaggio, soprattutto questo di viaggio, storicamente è connotato da fatti specifici, da storie particolari, che si riferisce da altri luoghi di fede, dipende da altri santuari. Ecco, nella presentazione al libro di Validà scrive chi parlerà tra pochissimo, sto presentando, si sofferma soprattutto sui gruppi di etnia romo-calabrese, la cui rappresentanza l'abbiamo sentita prima e chiuderà poi questo momento. Si sofferma in particolare sui colori della testa,
sui balli, balli professionali, particolari, ma che diventano più che balli devozionali, un ballo rappresentativo. Ecco, chi scrive questo, e passo a presentarlo, è il dottore Domenico Cattoni, che è lo storico per eccellenza di storia locale, ha scritto su molte riviste, ha fatto a molte pubblicazioni ad attivo, in particolare su questa festa, quindi sarà piacevole e molto fruttuoso ascoltarlo. Stamattina è membro della deputazione di storia patria della Calabria. Ecco, ci dirà meglio naturalmente il dottor Domenico Cattoni. Grazie a Francesco. Cercherò di essere il più sintetico possibile per dare spazio agli altri interventi, facendo una breve cavalcata, così un volo pindarico nei secoli, partendo dal Medioevo, e per osservare come il rapporto che si è venuto a creare tra la Chiesa e il Santuario dei Santi Cosme e Damiano e il pellegrinaggio e i pellegrini. E penso che per onorare il libro dell'amico Renzo, libro i cui meriti poi accennerò alla fine, bisogna partire da una domanda che è anche una questione storiografica che pongo, perché bisogna partire sempre da una questione e poi cercare attraverso un metodo di ricerca e di indagine di arrivare a un approccio interpretativo, conoscitivo per risolvere quella questione in tutto e in parte. È una domanda per giunta che ci siamo fatti spesso in questi decenni di confronto, a volte anche di scontro per il bene del santuario, non solo con te ma anche con gli altri amici che facevano parte dell'amministrazione del santuario, come Silvio Bruzzese, che vedo in sala e che saluto, come gli ultimi rettori, Don Giovanni Coniglio, che per 10 anni è stato rettore del santuario e che molto ha fatto, molto ha dato per recuperare e rilanciare questo rapporto tra la Chiesa Santuario e i pellegrini. Perché che cosa è un santuario? Dice il codice di diritto canonico, è una chiesa particolare, una chiesa in cui i pellegrini vanno perché trovano un'abbondanza di mezzi di salvezza. Ariace le cose un po' storicamente si sono evolute in maniera atipica in questo caso, nel senso che, se voi vedete, il santuario dei Santi Medici si trova fuori dal recinto urbico, si trova a un miglio, cioè a 1,5 chilometri dal paese, in un luogo appunto chiamato San Cosimo, in una radura, sin dal periodo dell'Alto Medioevo, e i santi non si trovano al santuario ma si trovano in una parrocchia intitolata invece a Santa Maria Assunta in Cielo. E questa domanda che ci siamo fatti in questi anni, io è vero che rappresento la deputazione Storia Patria, ma da decenni faccio parte dell'amministrazione anche di questo santuario, quindi anche per via dell'età ormai avanzata conosco le storie, i personaggi, anche quelli che citava il dottore Tassone da Serra, in quanto sono stato anch'io, sin da bambino, nella festa, nel santuario. E quindi la domanda fondamentale, proprio per onorare, essendo i pellegrini i veri protagonisti, i veri attori di questo libro, è questa: esiste un prototipo, esiste un'immagine, esiste un profilo di pellegrino devoto tipico del santuario di Riace? Cioè che si connota in relazione al santuario di Riace, alla festa di Riace. Questa è la domanda che
mi sono posto da sempre, sono arrivato a una conclusione dopo alcuni decenni di osservazione, di studio. Perché è vero, come diceva Francesco all'inizio, c'è un prototipo generale di Pellegrino, che è quello che ci viene consegnato dalla cultura medievale occidentale, il Pellegrino che sulla via Francigena raggiunge Roma per onorare la tomba di San Pietro, va al Giubileo indetto dai Papi, il primo Giubileo è del 1300, istituito da Bonifacio VIII, venivano chiamati Romei, c'è il famoso cammino di Compostella, dove i pellegrini vanno a Santiago de Compostela, questa città spagnola che è ritenuta la sede dove sarebbe la tomba di San Giacomo Apostolo. Ora, questa immagine che ci viene data del pellegrino che percorre a piedi, che si veste in un certo modo, che compie determinate pratiche devozionali, cerca di portarsi al ritorno, all'epoca si cercavano di portarsi delle reliquie, anche qui ci si porta qualcosa che attesti di essere stato in quel luogo, che attesti che quella devozione si materializza in qualcosa. Ora, questa immagine, elementi di questo profilo ci sono in ogni tipo di pellegrinaggio, a maggior ragione se il pellegrinaggio si fa a piedi. Ognuno di noi nella nostra vita, diceva Francesco, è stato pellegrino e quindi qualche elemento di questo schema generale. Ma la domanda a cui dobbiamo rispondere, e che in un certo senso è un po' una domanda provocatoria, è se esiste un pellegrino, un devoto tipico per Riace, che si caratterizza in relazione solo al santuario di Riace. Questa è la domanda che voglio porre, e per fare questo cercherò di fare brevemente una così un volo pindarico, un modo di volo pindarico, un excursus storico per vedere come e il pellegrinaggio si è evoluto in relazione al santuario. Man mano che il santuario nella sua evoluzione devozionale e anche storica, architettonica, eccetera, come il pellegrinaggio nel corso della storia, come i pellegrini nel corso della storia si erano determinati. La caratterizzazione di questo rapporto tipico, che ha delle connotazioni sue proprie, quanto in questo rapporto i pellegrini, qual è stato l'apporto che i pellegrini hanno fatto, invece quanto di questo rapporto tipico è merito del santuario. Il rapporto tra un santuario, tra una chiesa santuario e i pellegrini che lo accorsono, è un rapporto di tipo ancestrale, un rapporto continuo. Un santuario, se i pellegrini non ci vanno, non può esistere, diventa una chiesa normale come tante altre. Il santuario si caratterizza perché nel corso del tempo le generazioni, tramandandosi anche questa devozione di padre in figlio, vanno in quel santuario. E questo Ariace avviene sin dal periodo dell'Alto Medioevo. Siamo stati i primi a collocare la Chiesa Santuario come metodio, come dipendenza del più grande santuario di San Giovanni Terestri di Stilo. Lo stesso padre Fiore, che era uno storico vissuto nel Seicento, nel indicare i luoghi di culto, registra la chiesa dei Santi Cosmo come uno dei cenobi rovinati dalla religione basiliana. In quel periodo quindi non esistevano i confini territoriali, per cui l'influenza che esercitavano i monaci della Vallata dello Stilaro e che avevano introdotto
nella nostra zona, le devozioni provenienti dall'Oriente avevano un'influenza anche su tutto il comprensorio e quindi anche su Riace, su Camini. Quindi dico agli amici stilesi che qui sono in massiccia presenza, che quando si parla della vallata dello Strale come influenza dei monaci bizantini, ecco, non bisogna avere confini territoriali, perché all'epoca i confini territoriali amministrativi come noi li conosciamo non esistevano, erano piuttosto zone di influenza. Stiamo parlando dell'inizio dell'anno 1000, cioè in tempi remotissimi, immaginate come erano le nostre contrade in quel tempo. E addirittura c'è un documento del novembre del 1631 in cui la chiesa dei Santi Cosme e Damiano lì al santuario viene posta in terra Stignani, addirittura viene collocato in un territorio di Stignano, neanche su Riace. E infatti se voi andate al santuario e aprite le braccia dando le spalle alla chiesa, Stignano vi sembrerà molto più vicino di Riace. Per cui all'epoca, questo per dire che i casali dell'epoca, Riace era casale della contea di Stilo, della regia città di Stilo, non avevano ancora chiara i confini del proprio territorio. Questo si avrà successivamente a metà Settecento, quando con l'avvento di Carlo III di Borbone si farà una riforma fiscale, cosiddetto catastonciario, dove i comuni devono sapere quali sono i beni da tassare, perché c'erano persone che non abitavano a Riace ma avevano case, avevano terreni, e quindi si poneva il problema. L'università, i comuni all'epoca si chiamavano università di cittadini, cioè vuol dire comunità di cittadini, dovevano sapere quali erano i loro beni. Ma è proprio nel 600 che si hanno le prime attestazioni di una devozione di pellegrini che diventa sempre più intensa presso la chiesa di San Cosimo, quindi che è posta fuori dalla cinta urbica. Riace era protetta da mura con delle porte di accesso che fino a quel momento l'avevano protetta bene dagli attacchi dei pirati turco-barbareschi, a differenza di quello che era successo nella vicina Camini, addirittura anche rispetto a quello che era successo a Stilo, che aveva subito diverse invasioni, diversi saccheggi. Riace per fortuna non ha avuto saccheggi, quindi il sistema difensivo aveva tenuto bene, ma il santuario si trovava fuori. Questo la dice anche lunga sul fatto che il santuario fino a un certo periodo storico non ha avuto un grande sviluppo. Ma nel 600 le cose cambiano, ci si accorge che in questo luogo di campagna il pellegrinaggio diventa sempre maggiore, e allora la comunità, sia il clero locale sia la comunità riacese, con a capo il sindaco e gli altri eletti del reggimento, il reggimento corrispondeva più o meno alla giunta comunale di adesso, che cosa fanno? Chiedono al vescovo di Squillace, che viene in visita pastorale a Riace nel luglio del 1637, di istituire una confraternita, la confraternita dei Santi Cosme e Damiano, con sede proprio nella chiesa del santuario. E cito l'inizio della supplica che fanno al vescovo, perché la cito? Perché questa è la prima attestazione documentale che parla proprio di questo rapporto tra i pellegrini e il santuario. E dice, la supplica è firmata dal rettore della chiesa matrice di Riace. Sarebbe interessante che i due rettori sentissero questo passaggio.
e si chiamava l'abate Giovanni Sirleto, che era il rettore della chiesa matrice, questa chiesa matrice. All'epoca il santuario non era un santuario come, era una cappella laicale che si trovava fuori dal recinto urbico. Giovanni Sirleto era pronipote dei Sirleto di Guardavalle, che era una famiglia nobile e aveva avuto nel 500 il famoso cardinale Guglielmo Sirleto, direttore della Biblioteca Vaticana, più volte era quasi lì lì per diventare pontefice. Poi dissero che era troppo bravo, troppo buono per fare il Papa e allora non lo nominarono, in periodi in cui la Chiesa aveva anche il potere temporale. Il Papa guerriero faceva anche, aveva un suo esercito e faceva pure le guerre. E allora, quindi l'abate Giovanni Sirleto, insieme al dottor Francesco Vigliarolo e agli altri esponenti delle famiglie più illustri a Riace, che erano i Politi, Presterà, Petrolo, fanno questa supplica e dicono esattamente. A questo proposito volevo dire che Riace non ha dato, parliamo anche con il professore Elia, che è saluto insieme al professore Franco, Riace non ha dato natali di vescovi. Stignano per esempio ha dato dei natali di un vescovo, Riace no, però ha avuto sempre ottimi sacerdoti. Giovanni Sirleto è stato un ottimo sacerdote, stranamente il nome Giovanni ricorre Giovanni Coniglio, Giovanni Piscioneri, cioè, il nome sembra che sia un marchio di fabbrica. E loro che cosa scrivono? Supplicando, chiedono al vescovo, fanno intendere a vostra illustrissima come nelle circonferenze di detto casale si trova anticamente fondata ed edificata una chiesa sotto l'invocazione di Santi Cosme e Damiano, dove da molto tempo, quindi siamo nel 1637, dicono da molto tempo, non sono in grado di quantizzare, quindi loro eventualmente non hanno dei documenti. All'epoca non c'era l'idea di conservare i documenti, teniamo conto anche per via di incendi che succedevano, si riutilizzavano. Pensate che i notai precedenti al 600, finito il protocollo notarile, poi utilizzavano le copertine per farne altre, quindi spesso i documenti venivano distrutti. Dove da molto tempo in qua si è introdotta la devozione in detta chiesa, e qui arriviamo al punto, non solamente dalle genti di Riace, ma anche da forestieri e luoghi convicini. E questa è la prima attestazione. Il vescovo gli istituisce la confraternita e gli dà anche dei capitoli, cioè gli dà delle regole. Non vi dico le regole di che cosa parlano, cioè non si parla altro di come dividere le offerte portate dai fedeli. Questo che cosa vuol dire? Che già all'epoca c'era un afflusso tale, con delle offerte tali, e quindi al contrario ci danno l'idea che già all'inizio, nei primi decenni del 600, ma molto probabilmente già anche nel 500, vi era un pellegrinaggio molto rilevante. E ce lo conferma padre Fiore d'Acropani, abbiamo detto nella sua Calabria illustrata, dove nell'indicare, padre Fiore ha vissuto nel 600, dove stilando il calendario delle feste, arrivando a Riace, dice: luogo accorsato di pellegrinaggio, dove si fa festa singolare e si adorano con gran venerazione le reliquie di questi santi miracolosi, con gran concorso di buona parte della provincia. Oh, da queste parole si ricavano tre cose. Primo, che il santuario quindi già nel 600 ha fatto un salto di qualità, c'è un pellegrinaggio in cui arrivano pellegrini da buona parte della provincia. All'epoca di quale provincia si parlava? Le province del Regno di Napoli, in Calabria c'erano due province del Regno di Napoli, Calabria Citra e Calabria Ult. Calabria Ult corrispondeva più o meno ai territori di Catanzaro e Reggio. Quindi dobbiamo ritenere che
Cioè, voglio dire, diventerà poi, come abbiamo visto l'anno scorso, riportato nel tuo libro, che all'inizio del Novecento invece diventa la festa delle province. Cioè, intanto poi sono le province che conosciamo, no? All'epoca erano tre, all'inizio del Novecento. Quindi il pellegrinaggio si estende a tutta la Calabria e questo prova l'evoluzione del culto e il fatto che si accorre al santuario in numero maggiore. Di fronte a questo salto di qualità, il fatto che il santuario, pur essendo una umile chiesa di campagna posta fuori dalla città urbina, comincia a ricevere pellegrini da tutta la parte della Calabria, l'università di Riace, cioè il comune di Riace, nel maggio del 1672 ogni anno si riuniva per fare quello che adesso è il bilancio di previsione, no? Vedere quale introiti, quale tasse. Che cosa fa? Redige il bilancio annuale delle rendite e delle spese, e tra le spese straordinarie che prevede, cito testualmente, per portare le reliquie dei gloriosi protomartiri San Cosme e Damiano, nostri protettori, ancora non sono stati istituiti canonicamente, ma già la comunità li considerava loro protettori, per fare le statue di dette sane reliquie, parte che si spesero e parte che si hanno da spendere, ducati 150. Quindi si prevede una somma in bilancio di 150 ducati, perché parte sono state spese e le reliquie sono arrivate, e parte inoltre per la festività della Sacra Reliquia, per olio, cera e polvere. Polvere vuol dire che facevano anche i fuochi d'artificio, questa è una storia vecchia. Per la processione che si averà di fare, che bisogna fare per il giorno di San Cosimo e Damiano, alci ducati 30. Quindi le reliquie erano arrivate nel 1669 da Roma, nel 2019 abbiamo festeggiato con un bel convegno il 350° anniversario, vado a chiudere, secondo me una prima festa, quindi una prima processione, si comincia a fare quantomeno dal settembre dell'anno 1672. Vado a chiudere per dare spazio agli altri, salto il 700, dell'8 e del 900 ne abbiamo parlato l'anno scorso presentando il libro. Vado subito a chiudere dicendo i meriti che possono essere attribuiti al libro, tra le tante cose. Il libro è una appendice, una specificazione, un appendice di approfondimento del libro dell'anno scorso, che ricostruisce la storia del santuario, del pellegrinaggio in tutto il corso del Novecento e nei primi anni del nuovo millennio, secolo che io ho definito l'età d'oro, l'age d'oro del santuario, perché in quel secolo, e cioè nel Novecento, il secolo appena trascorso, erano avvenute una serie di trasformazioni, una serie di evoluzioni, sia nell'incrementare, nel far diventare la festa di Riace una delle prime, se non la prima in Calabria, sia anche un'evoluzione architettonica, decorativa del santuario, esattamente come lo vedete adesso. Questa volta il libro si concentra sulle storie dei pellegrini. Ti ho sempre detto che mancava per il santuario di Riace una raccolta delle testimonianze di fede, delle testimonianze di miracoli che altri santuari avevano avuto, e quindi la formazione sotto forma di registrazione di questa raccolta di testimonianze di fede è sommamente importante, anche perché va a crescere l'epica miracolistica e devozionale del culto e del santuario dei Santi Cosma, e nel contempo ne
realizza per il futuro una conservazione documentale, perché le cose purtroppo col passare del tempo si perdono, anche nelle nostre abitazioni, se noi non conserviamo le cose, con l'andare del tempo si perdono. Così è successo anche purtroppo nelle nostre comunità. Per cui a me fa piacere questa cosa. E questo è. Gli altri due meriti quali sono? Il metodo usato. Il metodo, ora non vorrei scomodare, usare paroloni, ma il metodo è da un lato quello dell'osservazione partecipante, la ricerca etnografica, secondo l'insegnamento di un grande antropologo polacco del passato, Malinowski, si fa in questa maniera: il ricercatore non sta chiuso in un archivio, non sta chiuso a casa, ma che cosa fa? Per osservare il fenomeno e raccogliere i dati della ricerca, entra nel fenomeno stesso, in questo caso stare in mezzo ai pellegrini, rilevando, registrando con i vari mezzi i loro racconti, le loro storie di fede, le loro storie di miracoli. E qui mi ricollego all'altro metodo, che è quello che si chiama, si è cominciato a chiamare nella storia contemporanea, il metodo dell'oral history, cioè la storia orale, cioè la storia che negli altri paesi come l'Inghilterra ha anche una sua dignità accademica, in Italia no. Che cos'è l'oral history? È una storia in cui tendenzialmente si dà prevalenza alle fonti orali, interviste, testimonianze, storie di vita e di fede, in questo caso dei pellegrini e dei devoti. Chiudo citando Erodoto, il quale nelle sue storie, il grande storico dell'antichità, il quale lui proprio nel raccontare le storie delle guerre persiane e poi quelle greche, cosa ci dice? Ci dice: la migliore fonte che io ho usato è quella dell'osservazione, della visione diretta, l'ascolto di quelli che erano andati in battaglia. E quindi lui ha sentito testimoni oculari e ha tramandato lunghe tradizioni orali. Penso che possa bastare per non tediarmi tutto. Abbiamo solo da apprendere da lei con le vostre comunicazioni, però lo faremo a singole. Certo, per una cosa del genere serviva un convegno di tutti i giorni per sviluppare tutte le tematiche, e che ancora c'è tanto da scoprire, quindi potrebbe essere anche un santuario a porsi l'interrogativo, e quindi come organizzare il convegno, proprio sviluppando quello che riguarda la festività dei Santi Cosma e Damiano da tutti gli aspetti possibili. Ecco, siamo all'ultimo intervento, però dopo l'intervento concluderà l'autore del libro, ma solo per i saluti e i ringraziamenti, anche perché io guardo l'orologio, non solo sento il pancino o pancione, perché lo ringrazio, e quindi è giusto terminare. Però io vorrei un attimo dare la parola, prima, dopo l'ultimo intervento dell'architetto giornalista Metastadio, un pochino da gente, solo anche per un solo motivo. Io ringrazio Renzo perché io mi devo accaparrare un qualcosina con la speranza che possa apparire sul prossimo libro di Renzo Brenà, perché alla presentazione del suo primo libro io me ne sono andato tra i partecipanti e ho chiesto a qualcuno voleva parlare autonomamente, e per caso sono andato a quella che poi in questo libro è diventato il sogno della mamma. Lo dico anche, lo dovete leggere perché è interessante ed è emozionante, un miracolo, la cronaca di un miracolo in diretta, che nemmeno l'autore sapeva, perché poi era un congiunto strettissimo, la mamma, il sogno di una mamma era proprio la mamma dell'autore. Ecco perché voglio dialogare con voi anche per dei brevissimi interventi, delle brevissime domande,
e poi concluderà l'autore e prego e spero che ci siano, perché dobbiamo concludere secondo quello che è il tema principale, come diceva il dottore Cappone, i protagonisti della festa di San Cosme e Damiano, le comunità rom, e quindi io voglio concludere per portarmelo a tavola il suono, la musica dell'organetto e del tamburello, per poi rivederci tra una settimana e sentirle più dal vivo parlare della folla davanti alle statue dei santi, assieme ai colori e ai bambini, come scrive il dottore Camponi nella presentazione del libro. L'architetto Metastasio fa emergere nella sua presentazione al libro un fatto da che nessun altro aveva toccato: il messaggio di fraternità che si rileva nelle pagine della processione. Perché, al di là del pellegrinaggio, il pellegrinaggio è costituito da pellegrini. I pellegrini a Riace si sentono come fratelli e soprattutto fraterni in rapporto con i fratelli per antonomasia che sono i santi che vediamo nella nostra storia. Ma poi all'interno del libro Metastasio sottolinea i racconti di fede, speranza e carità, così dice testualmente. Ma meglio ci dirà ora architetto giornalista Giorgio Metastasio. Sì, grazie. Anch'io sento profumo e odore di ragù, per cui penso che bisogna accelerare i tempi, e tenuto conto che ormai siamo oltre il limite temporale che ci è stato assegnato. Io sarò brevissimo, nel senso che quello che dovevo dire è stato già ampiamente anticipato, discusso, illustrato. Avrei voluto farvi vedere un video che sintetizzasse un pochettino, o perlomeno anticipasse il mio intervento, ma lo riassumo in queste semplici parole. Intanto, essendo Riace, mi piace ricordare questo paese come il paese dei due a due, no? Parlando dei bronzi per passare poi ai santi, e come proprio in un cammino ancestrale, diciamo, ci può essere un collegamento tra queste due realtà. Non lo so da dire altro, ma sicuramente Elio, Fiorenza, Danilo, Franco, che sono qui presenti, avranno modo di illustrare meglio questo argomento ricercato e voluto da molto tempo. Io mi limito solo a parlare di pietà popolare, di quella pietà popolare che si evince, che si nota soprattutto in questo contesto, come già è stato ampiamente illustrato. Pietà popolare che non è altro che una religione di popolo, è una risorsa, ma molte volte diventa anche un problema, vero Don Antonio? Diventa un problema perché intanto la religiosità popolare, come è stato già detto, ha una ricchezza di valori che diventano sicuramente, proseguono nel tempo, vengono approfonditi. Quella pietà popolare che è anche religione del cuore, religione su cui si fonda la roccia del cristiano. Quindi una pietà popolare è il fondamento di tutte le comunità. E c'è un rischio, come vi dicevo, che è quella della tradizione, del folklore, che può essere sicuramente un rischio basato sulla religiosità magica, soprattutto sul folklore, come vi dicevo, ma rappresenta anche quei punti deboli che appunto hanno poco rapporto, poco attinenza con la liturgia. Questo è il fatto, diciamo, più grave della tradizione o della religiosità popolare. Padre Antonio Finocchiaro sicuramente concorderà con me con questa lettura. Poi c'è un discorso che è legato alla valorizzazione invece della pietà popolare, che deve essere un atto maturo e autentico e che si deve affrancare comunque dalla tradizione e dalla
dal popolo, da quella religiosità popolare che non ha niente a che fare con la religiosità pura. Tutto, come diceva anche Franco Sor Giovanni, si accompagna con la carità. Senza di questo non c'è discussione. Il libro di Renzo è proprio questo, un libro di carità. Lo ha scritto per la carità, lo ha scritto con la carità, lo ha scritto soprattutto testimoniando fenomeni di carità. È un libro che comunque lui dedica a Salvatore Tassone. Salvatore Tassone, deceduto qualche tempo fa, aveva a cuore che ci fosse un libro proprio impostato sulla vita, sui racconti dei pellegrini che venivano a Riace, e lo ha stimolato. Renzo ha raccolto questo input, lo ha reso poi in forma concreta, proprio riportando testimonianze abbastanza attinenti che diventano poi quell'espressione di fede, quell'espressione di preghiera, di religiosità autentica. Quindi è un libro che apre nuovi scenari per la storia locale, lo diceva anche Domenico Capponi, è un libro che andrebbe ulteriormente sviscerato, approfondito, ma ci sarà modo. Anche il sindaco invitava nella sua presentazione ad affrontare questo tema della storia di Riace in modo esaustivo. E comunque resta sempre il fatto che rimane un libro di fede che va letto in sinossi, proprio con il primo, così come tutti quanti che mi ha preceduto ha evidenziato. Cos'è la pietà popolare? Intanto è un popolo in cammino che ricerca, che si pone domande, dove andare, perché andare, e soprattutto lo si fa sugli esempi dei santi, verso quella ricerca che è stata già ampiamente evidenziata, che è la Gerusalemme liberata, la Gerusalemme celeste, come diceva Sor Giovanni. Poi c'è questo legame con i colori, che sicuramente Domenico ha sorvolato, ma è sicuramente un aspetto importante della festa. I colori dei santi, che sono i colori dell'arcobaleno. Guardate tutti i colori, sono dietro nelle statue, dal rosso al celeste, all'indaco, al verde, al giallo. Ecco, questo è un pochettino, se vogliamo, l'elemento anche di legame che ha con la realtà, soprattutto con il simbolo del colore, il significato del colore, che rappresentano energia, saggezza e speranza. Questi sono i tre elementi che si leggono attraverso i colori determinanti dei santi. Poi appunto la dimensione del pellegrino è proprio quella del viaggio, e si conclude con la fede. Un viaggio senza una speranza, senza un ritorno in termini di crescita, anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della propria religiosità, non ha senso, è una passeggiata. Io vorrei evidenziare invece, inoltre, che questo libro, a parte l'apparato iconografico, che è veramente una ricerca abbastanza dettagliata, e dobbiamo ricordare che la copertina di Maria Pia Russo, a cui dobbiamo gratitudine per questa fotografia che è eloquente, diventa un libro del pellegrino, deve essere il libro del pellegrino, così come lo zaino del pellegrino. Ogni pellegrino parte col suo zaino pieno di cose indispensabili, pieni di elementi che gli possono far superare il viaggio, ma sicuramente il libro è, così come ho detto, uno zainetto, dovrebbe essere sempre con noi dietro ogni passaggio, ogni elemento di cammino che facciamo. Quindi il libro si identifica, come ho già detto Sor Giovanni, un libro di speranza, come ho scritto nella prefazione, nella presentazione, di speranza, di carità e di fede. Mi piace ricordare un altro episodio legato ai due santi,
che è quello quando si è proceduti al restauro delle due statue, i riacesi non hanno abbandonato le statue mai, sono stati giorno e notte alla cittadella vescovile di Gerace per controllare e perché non appunto stessero vicino ai loro santi. È un attaccamento sicuramente di fede e di speranza, così come anche un'espressione di grande carità e di passione verso la propria testimonianza che viene espressa ogni anno in attesa di questo evento veramente particolare. Grazie. Io volevo aggiungere, vista l'ora, scusate se insisto, che tra i comportamenti devozionali del pellegrino che parte, del pellegrino che entra nel santuario, all'interno del santuario, che sono comportamenti devozionali, la testa di ghiaccio è caratterizzata anche da comportamenti, diciamo, ricreativi, no? E tra questi, tra i comportamenti ricreativi, c'è anche il cibo, le trittole della testa di San Cosimo di Ghiaccio, fa parte della storia di questa festa, quindi non vedo il motivo. Io però, sapete, ho una curiosità da sempre, non ho avuto mai modo di chiedere perché, per come, chi è, perché lo fa, che sente quanto lo fa. E io guardo davanti agli occhi quella fotografia di quel signore durante la processione sulla bara dei santi che prende i bambini e li offre ai santi, prende i soldi oppure anche no, prende le cere eccetera. Ma hanno detto, stamattina ho scoperto che si tratta Domenico Capece, lui è venuto proprio fa accanto a me e mi ha ispirato, ecco, proprio una chiamata perché voglio sentire, ecco, per la prima volta, forse molti di voi nemmeno lo sanno, da quant'è che lo fa, perché lo fa, tiene Domenico Capece, è lui, ve lo ricordate. Tra virgolette, perdonatemi, se non faccio sacrilegio, che prende quei bambini che vengono offerti ai santi, molti dei quali vestiti con quei costumi colorati di cui si parlava prima, che assomigliano al costume dei santi stessi, oppure le cere e le depone davanti alla bara dei santi e poi vengono tolti perché se no non potrebbero più camminare. Domenico Capece, però facciamoci dire da lui da quando è iniziato, ma soprattutto la sua testimonianza di quello che sento, di quello che prova quando prende un bambino in braccio e lo offre ai santi, guardando negli occhi le mamme di questi bambini. Buongiorno a tutti. Ho iniziato quando avevo 18 anni, cioè, sicuramente è un'esperienza unica, un'esperienza dove appunto, come diceva San Giovanni, guardare le mamme che ti porgono questi bambini nell'atto di affidarli ai santi, nell'atto di chiedere una grazia, nell'atto di ringraziare per una grazia ricevuta. E devo dire che sinceramente l'emozione è tanta. L'emozione è tanta fare due ore e mezzo di processione da sopra e si vedono di tutti i colori. Però quei momenti sono i momenti dove ti vengono i brividi, proprio perché è un atto di affidamento che fanno, perché io l'ho fatto da collaboratore finché mi è stato concesso farlo, poi non c'è più fatto. L'ho fatto di cuore e lo rifarei ancora da essere voi se ce ne fosse l'opportunità. Grazie. Grazie. Allora, vedo che hai stimolato il dottore Capponi per fare un breve intervento su questa questione. Allora, e lui è un epigono, è un epigono di tre cose, cioè l'ultimo continuatore di tre cose. L'altra sera mentre facevi il paratore, lui ci abbiamo mandato un messaggio. Tanto Domenico è l'ultimo epigono di una tradizione che è quello del parato liturgico, qui si chiama parato, il paratore liturgico. E Riace aveva, perché un epigono? Perché Riace aveva una tradizione nel Novecento, che era rappresentato dai fratelli Gimondo di Viaggio, che andavano in trasferta anche
negli altri paesi all'epoca non c'erano i mezzi di trasporto, quindi si dormiva lì, e questa è la prima. Seconda, il pigono di salire e sollevare i bambini. Prima di te c'è stato un altro Domenico, Mastro Mico, Domenico Pisani, e prima applausi. E prima ancora, nei primi decenni del Novecento, abbiamo pubblicato nel libro, Nicola Gallo, si chiamava? Nicola Gallo, come si chiamava? Che era il fratello di Mico Gallo, cioè di Domenico Gallo. Quindi tu sei il terzo in questi sei. Poi è arrivato un mese e ho detto no, non ci vogliono più queste cose. Va bene. Padre Antonio Finocchiaro, al primo libro di Renzo Valità eravamo insieme a Natale. Lei è la storia della diocesi di Locri Gerace e io ricordo ancora la sua relazione durante la presentazione di quel libro. Vorrei sentire le sue impressioni su questo secondo libro, che penso abbia letto, spero di sì, perché molti libri, però da quello che è stato detto stamattina, lei ha avuto sicuramente la grande capacità di farsi l'idea di quello che tratta il libro e sicuramente, ecco, vorrà dirci un qualcosa che è sempre un insegnamento per noi. Ringrazio Lorenzo di avermi coinvolto così alla riflessione che è stata scritta in queste pagine, soprattutto l'aspetto storico, l'aspetto dell'inizio del pellegrinaggio, della filologia del pellegrinaggio religioso, quindi che va nel mondo biblico, per cui il pellegrinaggio di Riace si inserisce in quel fenomeno dell'uomo camminante. Siamo strutturati per camminare, abbiamo le gambe, abbiamo i sensi per comunicare e quindi l'emigrazione c'è sempre stata. I nostri primi antenati sono dall'Africa e poi si sono spostati fino ad andare in Asia, cioè l'uomo è, siamo di passaggio su questo pianeta Terra e dovremmo lasciarlo alle nuove generazioni come ce l'hanno testimoniato nel passato. Ma diventa importante la testimonianza scritta, perché l'essere orale è importante, ma se non ci sono i documenti scritti, verba mola scritta male. Per cui è importante, dato il senso di, soprattutto nella seconda parte, i pellegrini raccontano le loro emozioni, raccontano la loro fede, le loro testimonianze, il loro vissuto, il loro dramma, i loro dolori, le loro gioie, le loro felicità, i miracoli che hanno ricevuto per intercessione dei santi. E quindi la prospettiva è la prospettiva dell'emozione che ci danno i pellegrini, al di là della storia che hanno scritto i nostri storici. Però c'è una parte che manca, cioè questo è il secondo libro. Leggevo quanto scriveva il nostro sindaco, che parlava di un bene culturale immateriale. Non c'è una storia di Riace, c'è la storia puntuale del santuario. I libri sono stati pubblicati, ricordiamo quello di Pazzano, di Caponi sul Santi Cosmi Damiano e poi due libri di Valida. Però manca il contesto storico più grande, il contesto storico più sociale. E qui c'è Caponi che fa parte della storia patria, che è invitato a cercare. State concludendo, quindi. Ecco, perché il contesto storico, il contesto religioso che poi dà
spessore alla storia umana, alla storia del luogo, del paese. Ringrazio Renzo di questo nuovo lavoro e grazie a voi. Grazie a Vittorio Finocchiaro, lo storico diocesano Locri Genaggio. Ecco, io anzi Renzo, la cosa che desideravo dall'inizio, perché abbiamo parlato dei protagonisti di questa festa, i santi Cosme e Damiano sono i loro protettori. Ci sono molti pregiudizi su queste comunità che assolutamente sono abbattute in partenza. Sono persone meravigliose, comunità meravigliose, con dei valori fermi, rigidi. Sono le comunità rom. E noi stamattina, a testimonianza di questo, di quanto è contenuto nel libro, abbiamo la fortuna di avere, grazie a questi zingari, perché è più bello questo termine, abbiamo un componente di questa comunità che ci vuole rendere testimonianze, vuole salutare voi e soprattutto dirci cos'è la festa di San Cosme e Damiano di Riace per queste comunità. Prego. Buongiorno a tutti. San Cosimo e Damiano ogni anno a me mi dà la salute di tornare. Io parto da Milano, vengo tutti gli anni, sono 1200 km. San Cosimo e Damiano per il popolo rom non sono due santi normali, sono due santi protettori che ci danno la salute ogni anno per tornare qua e ci guariscono dai mali e ci allontanano dalla malizia delle persone, dalla cattiva gente. Poi c'è Renzo che ho poi. Renzo è una cosa particolare, ci dà tutto, ospitalità, insieme a Don Gianni, e che vi devo dire, siamo qua che San Cosimo e Damiano mi dà la salute per tornare ogni anno sano e con tanta salute. Grazie di tutto. Grazie proprio per la genuinità delle vostre parole. Si sente che si escono dal cuore e ci avete emozionato. Per forza dal cuore. Sempre avanti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutta la vostra comunità. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, allora ha chiesto la parola il professor Elia Fiorenza, che è uno studioso di storia locale. Grazie a te. Buongiorno a tutti. Grazie Renzo per questo dono che ci fa tutta la comunità accademica. Certamente il libro di Renzo si inserisce in quella letteratura che è utile per tutta l'Accademia a continuare gli studi per chi è in università o a scuola o nei licei non riesce tante volte a recarsi sul territorio. Ecco che allora questo di Renzo diventa uno strumento documentale per noi che facciamo ricerca e quindi prima di andare sul posto e controllare quello che i documenti negli archivi riusciamo a recuperare, allora abbiamo una visione diretta di quello che è un documento storico. Certamente Riace è uno dei pochi paesi della Calabria del Mezzogiorno dove c'è la presenza di questa sovrapposizione di culti dal paganesimo alla prima antichità cristiana che negli ultimi decenni sta continuando a donare e a restituire importanti scoperte archeologiche e storiche che probabilmente nei prossimi mesi saranno resi pubblici. Grazie. Grazie Fiorenza. In ordine cronologico vado, perché ha alzato il dito, il professore Danilo Franco. Se no vengo io.
Se ci fossero stati i romani avrebbero detto hic manemibus optime, qui noi stiamo molto bene perché ci troviamo all'interno di una comunità religiosa ma anche all'interno di una comunità culturale, e la cultura è quello che ci fa andare avanti, ci fa salire e arrivare non al cielo ma sicuramente ad emergere un pochettino dalla bassezza della società che ci controlla. Io ho scoperto San Cosimo e San Damiano da 30-40 anni, ho incontrato le stesse persone che vedo qui, qualcuna purtroppo non c'è più, ricordo sempre la presenza del nostro amico il dottore medico di Spadola con il quale condividevamo tutte le canzoni. Riace in effetti non è solo Bronze di Riace, Riace non è solo San Cosimo e San Damiano, è l'uno e l'altro, ma tanto altro. Io mi sono soffermato nei miei giri con Elia, nel professore Elia, chiedo scusa, nelle campagne di Riace a trovare le vecchie chiese. Ho scritto qualche cosa sulle chiese dimenticate, perché non si può estrapolare un qualche cosa e attribuire solo una medaglia per un qualcosa, ma è un tutt'uno. La storia siamo noi, la storia sono stati quelli che sono venuti prima di noi, e noi dobbiamo studiare le tracce, conservarle e tramandarle per il futuro. Vi ringrazio per questa partecipazione, leggerò con attenzione il libro. Grazie a tutti. La professione è importante, è uno studioso storico locale, è quello che si... Cosa? Sì, un momento signora, che chiudo con il professore Franco, dicevo, per chi non lo conoscesse, il professore Franco è quello che ha studiato per prima quello che era la storia delle reali interiere di Stino, che poi riguardava un circondario assai vasto che si estendeva fino a oltre Mongiana, Serrasabruno, Ferdinande, eccetera, e quel bravissimo fotografo. Io anni fa ho pubblicato uno speciale sulla festa di Riace dal punto di vista laico e andavo trovando, non so quanti di voi lo ricordano, vi ricordate quel venditore che andava in giro nella fiera durante il percorso processionale con il pappagallino che prendeva il biglietto della fortuna? Ecco, lui, e grazie a lui l'ho potuta pubblicare perché ce l'aveva lui. E questo era un altro fenomeno, un altro comportamento all'interno di questa festa nella fiera. Ora la signora, se si può accomodare, così si presenta, ha chiesto di intervenire. Così poi parlerà. Allora, ho un nipote dell'Australia, una bambina di 12 anni, che è in gravi condizioni, con la testa e con il ginocchio. Il figlio di mia nipote, ingegnere della Ferrara, della tutta l'Australia, che arrivava ogni anno qui a Marinello per fare delle cose sue, sui lavori che facevano, che era un grande ingegnere. Quindi sta bimba, a un tratto si è sentito male per un cazzo che hanno fatto, loro se l'hanno cavata bene, la bimba ha 2 anni che ancora i medici di tutto il mondo non lo sanno, non hanno saputo guarirla. Allora affido a mia nipote, a voi nelle vostre mani le medicine che ho. Perché ha avuto tanti antibiotici e non si può spostare da lei. E il padre, la vostra casa era mamma, sei licenziata, che era una professoressa di scuola per vedere la tua bambina. E mia fratella e la moglie stanno a vedere un altro bambino di 10 anni che non ce la fa a vedere tua sorella, quella che dice, non lo fido a voi, tanti bene. Anche noi le nostre preghiere le eleviamo ai santi per questa bimba e per tutti i malati del mondo, che siamo tutti voi. Qualcun altro? Se no, guarda, io avevo una curiosità. Durante l'intervento dell'architetto Metastasio ha citato Don Antonio, che io non conosco, però non so per quale fatto
Don Antonio è il parroco di Mangola, mi diceva Giorgio, e la vorrei sentire se tornare su quella cosa che vi siete intesa lei e assieme all'architetto, se può essere necessaria. E dopodiché, ma sapete perché lo sto chiamando per intervenire? Perché dopo i saluti dell'autore del libro e i ringraziamenti per la pazienza che stiamo ad aspettare, sono le 13, dopo i ringraziamenti e le scuse dell'autore sentiremo proprio la comunità di pellegrini di Mambola che chiuderà questo evento con un canto a cappella, vero? Prego Don Antonio. Don Antonio? Buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti quanti. Niente, semplicemente perché sono parroco in un paese che ha tante tradizioni, no? Ha tante processioni durante l'anno e anche noi lunedì faremo la processione dei Santi Medici, stiamo facendo anche a Mammola il novenario. Ecco, semplicemente perché alcune volte si introduce qualcuno, ecco, nelle feste che ha poco di religioso, ecco, diciamo così, e quindi si cerca di pulire in qualche modo la devozione, ecco, quella che è la devozione, quella che è la vera fede. Io sono uno di quelli che lavora dietro le quinte dei santuari. Sono stato qui, sono stato a Polsi, ecco, sono rettore anche di un santuario di San Nicodemo Abate a Mammola, ecco, questo grande santo nostro calabrese, e sono un pellegrino, ecco, di questo santuario. C'è una mia testimonianza anche all'interno del libro che ha voluto Renzo, e lo ringrazio. Ecco, questo mio essere pellegrino che vede tutte quelle sfaccettature, ecco, di devozione, io mi inserisco, ecco, in mezzo ai pellegrini, l'ho sempre fatto da quando ero bambino e ho iniziato a fare questo pellegrinaggio all'età di 7 anni, ecco, con la mia famiglia, da Rocella si veniva la notte a piedi, e non ho perso fortunatamente questa grazia di potermi sentire sempre pellegrino, e mi piace inserirmi veramente in mezzo ai pellegrini. Ecco, quando c'era la comunità rom, io stavo lì in mezzo, ecco, mentre portavano i santi lì al santuario, con mia mamma che gridava "mi erano tutti perdi", ecco, no? In mezzo a quella confusione. Semplicemente questo, cercando di pulire, di dare veramente quella che è il senso, no, della fede, della devozione, poi dove ci sono tante processioni, tante tradizioni, ecco, si rischia di perdere il senso vero, quindi semplicemente per questo Giorgio mi ha nominato. Però io sono uno di quelli che porta avanti le tradizioni, piace portare avanti le tradizioni e mi impegno, ecco, a portarle e a dare il giusto senso a quello che si fa. La preghiera, il novenario, che cosa serve? La processione anche, che cos'è, no? Che è la manifestazione di quello che portiamo nel cuore e che vogliamo anche far vedere agli altri che sono lontani dalla Chiesa. Ecco, semplicemente questo. Grazie. Io avrei voluto sentire, però se n'è andato, perché più di tutti e prima di tutti ha sentito la voragine nello stomaco, però grazie a Dio è rimasto qua, e non per caso l'ho lasciato alla fine, un mio carissimo amico che ha una certa confidenzialità con la testa di San Cosimo e Damiano, il dottore Silvio Prozzesi. Vorrei sentirlo, grazie. Una sola parola, grazie. Grazie Renzo ancora per questo tuo lavoro, e un grazie particolare a Prognaturo, perché
Il 25 di ogni anno, dopo, con la discesa dei santi, l'importanza del pellegrinaggio, aspettiamo sempre l'arrivo del gruppo di Brognatura che ci canta quella splendida canzone che emoziona tantissimo. Si è mai chiamato uno spunto. Domenico ha fatto tutto l'escursus storico un po' del pellegrinaggio. Io devo fare una considerazione, che non è un'accusa. Ancora portiamo quelli che sono le tradizioni della diocesi di Squillace e Catanzaro. Non vedo un grande impegno nella diocesi di Gerace di attenzione verso il santuario. Soltanto un episodio che era costante del gruppo di Siderno che ci siamo dimenticati, perché ogni anno col compianto Don Cornelio Femia tutte le comunità di Siderno venivano il 24 e il 23, sbaglio Renzo, forse 24, con 3-4 pullman. Forse l'unico esempio di pellegrinaggio organizzato dopo del 1990 del passaggio alla diocesi di Locri Gerace. Mio desiderio è che questo pellegrinaggio nelle altre parrocchie della diocesi iniziasse, venisse alimentato dai sacerdoti e si dia importanza al santuario di Viaggio, che dopo di quello di Polsi è la metà di tutti, dove praticamente il vero pellegrinaggio si trova in questi due santuari, Polsi e Viaggio. Grazie ancora. Grazie. Signor Presidente, allora, mentre chiedo alla comunità di pellegrini di Mammola di prepararsi qua per concludere, io, se non c'è nessun altro che deve intervenire, c'è qualcuno? Dovete, voi siete della comunità di Mammola. Prego, accomodatevi, mettetevi in quella postazione. Pensavo che qualcuno di voi volesse dire qualcosa. Va bene, lo direte poi alla fine. E allora io passo alle conclusioni, dando la parola, poi alla fine vi presenterete prima di iniziare a cantare. Sarà sicuramente. Ma lui sarà il maestro, quindi saranno voce e soavi solo femminili. Perfetto, concludiamo bene così. Ora la parola all'autore del libro, I pellegrini dei santi Cosma e Damiano, storia di pellegrinaggio e miracoli al santuario di Riace, Renzo Varina. Grazie. Inizio subito con le scuse che ci siamo prolungati, però è stato piacevole tutto sommato. Cosa posso dire? Hanno già raccontato loro, hanno detto tutto loro, i nostri fantastici relatori. C'è sempre Domenico che ogni qualvolta prende la parola ed espone qualcosa soprattutto del santuario, ma in generale è un bravissimo relatore, ci emoziona sempre, ci fa veramente non stancare del tempo che noi stiamo ad ascoltare le sue parole. La stessa cosa per Giorgio Metastasio, un attento giornalista, scrittore della cultura popolare e più in generale uno storico soprattutto dell'architettura, dei beni culturali. Quindi lo ringrazio immensamente per la sua presenza e per la sua relazione. Dovrei stare qui a ringraziare per ore, però cerco di essere breve. Intanto ringrazio le istituzioni, il sindaco, il consigliere regionale, la dirigente scolastico e tutti quelli, soprattutto a Padre Antonio che è stato uno dei miei collaboratori sulla parte iniziale del libro, perché è un grande studioso, soprattutto lui è il direttore dell'archivio della diocesi di Locri Gerace, mi ha saputo indirizzare su quelli che erano i testi più importanti e rilevanti per poter svolgere la prima parte di questo lavoro che ho proposto, e quindi lo ringrazio immensamente di
di vero cuore. Ringrazio tutti i presenti, dal professor Elia, al professore Danilo, alla Maria Capece, all'assessoressa, insomma ringrazio tutti perché vi ripeto, avrei ore e ore per parlare di ringraziamenti, però le comunità presenti di Serra San Bruno, di Brognatura, di Mammola, di Spadola, di Mongiana, di Cardinale, vi ringrazio di vero cuore. Questo libro, sarà brevissimo, rispetto al libro che avevo scritto lo scorso anno è totalmente diverso, più emozionante almeno per i miei sentimenti, perché il primo libro è stato più un lavoro di ricerca a livello documentaristico, archivistico, e quindi ti prendi le carte, passi le notti, questo va bene, quello non va bene, allora riesci a fare una sintesi. Invece questo per me è stato molto emozionante perché mi sono messo in correlazione, mi sono veramente avvicinato a quelli che sono i devoti, i pellegrini che vengono a Riace per venerare i Santi Medici. La signora che poc'anzi ha fatto quella bellissima testimonianza, io in questi 30 anni che frequento il santuario ne ho sentite tantissime, da strappare le lacrime. E allora quando portano questi... queste richieste di grazia, queste richieste di intervento che va al di là dell'umano, veramente di emozione. Quindi è stato un lavoro bellissimo, perché tessere rapporti umani, conoscere nuova gente, conoscere tutte le persone che hai modo di avere accanto, ti arricchisce, ti rendi conto che poi alla fine, se ti guardi dietro, c'è tanto da imparare, tanto da al limite, noi ci lamentiamo molto spesso, siamo sempre piagnucoloni, però guardiamoci un pochettino indietro e vediamo che veramente dobbiamo ringraziare sempre Dio di quello che abbiamo e di quello che riusciamo a dare nella nostra società. E un ringraziamento particolare, concludo, lo voglio fare a Maria Pia Russo, perché questa copertina è una sua delle tantissime, delle miriade di foto che ogni anno mi passa per fare i calendari, per fare anche l'altro lavoro, è stato anche opera sua, e le foto bellissime scattate da lei. C'è Raffaele Timpano di Serra San Bruno, che lo ringrazio immensamente per le bellissime foto che mi ha passato da me in questo volume, nonché Elia Fiorenza per le bellissime foto che mi ha regalato con un cuore veramente aperto, senza remore, e anche Danilo Franco, nonché il mio carissimo Nicola Murace, che lo scorso anno mi ha dato un archivio fotografico grazie al quale poi ho potuto fare delle bellissime pagine di questo, dell'altro libro. E cosa dire? L'ultima cosa che dico sul libro è che è una cosa innovativa sull'aspetto rispetto all'altro libro, è che chi legge questo libro e vuole fare degli approfondimenti per accostare le note che sono state messe nel volume, può usare, oramai i mezzi tecnologici ci hanno portato avanti, il codice QR, così in modo tale da poter approfondire quello che c'è stato, quello che è scritto in un modo rapido, quindi può approfondire di più, e quindi diciamo è un metodo innovativo rispetto all'altro libro, perché oramai i tempi cambiano, allora ci dobbiamo sempre aggiornare. Grazie a tutti, se ho dimenticato qualcuno grazie a Renzo Varela. Non devo ringraziare nessuno perché ha fatto lui. Io, con un arrivederci da Pellegrini il 2 ottobre, 1 e 2 ottobre, ma anche il 3 mi pare che sia la festa, 1 e 2 ci rivediamo qua da Pellegrini. Vi invito a comprare il
libro, così avete modo anche di giocare col telefonino là dove ci sono i codici ed appurare molte più cose. E soprattutto ora noi ci spostiamo perché vediamo il canto finale della comunità dei pellegrini di Imamola ai Santi Cosma guardandoli in faccia anche noi. Grazie, alla prossima. Grazie a voi.